Grazie, dopo 10 anni insieme si separano Lupo e Nicolai che hanno formato la coppia più vincente del beach volley italiano, argento ai giochi di Rio, il servizio di Maurizio Colantoni. Come per i grandi amori, finisce qui una storia lunga, 11 anni, quella della coppia più amata e vincente del beach italiano. Daniele Lupo e Paolo Nicolai, geniali talenti della sabbia, si separano dopo aver regalato all'Italia giocate spettacolari e trofei importanti. Beh, sicuramente è stata una grande stagione come lo sono stati questi 11 anni, quindi siamo sempre stati competitivi in tutti i tornei, poi un po' di fortuna, un po' anche per la bravura degli altri, comunque non siamo riusciti a fare quello che volevamo, però abbiamo sempre lavorato con passione ed dedizione, quindi non ci abbiamo nulla da recriminarci. Un anno difficile, lockdown, la delusione di Tokyo di non aver confermato una medaglia olimpica. Negli occhi però l'emozione dell'argento di Rio 2016, il loro più prestigioso riconoscimento ai giochi in Brasile. Credo ci sia un prima e un dopo Lupo Nicolai e adesso siamo fieri di questo, siamo fieri di aver contribuito a aumentare i numeri del movimento, a contribuito. Ovviamente non è merito nostro, però è una spinta e il nostro impegno, i nostri risultati probabilmente hanno dato quell'aiuto in più che serviva e sono sicuro che continueremo a darlo. Una coppia leggendaria, di ufficiale non vi è nulla. Daniele Lupo, il ragazzo di Fregene, 30 anni, una famiglia di beacher, potrebbe giocare con Alex Ranghieri, altro giocatore di muro. Voci dicono che Paolo Nicolai, 33 anni di Ortona, rivisitando la sua vita, papà da poco, re delle murate, potrebbe iniziare un nuovo cammino con l'esperto Adrian Carambula o con il giovane Manuel Alfieri.